Hai presente quando guardi una piramide? Siamo stati manipolati a credere che il potere della piramide è in cima. Ma non lo è. La cima della piramide è lì perché il resto la sostiene. Noi teniamo insieme tutto questo. C'è una storia che mi è stata raccontata molti anni fa da un comico inglese di nome Larry Grayson. Quando è morto, sono andato alla sua cerimonia commemorativa a Covent Garden e un suo collega ha fatto un tributo alla sua vita in cui ha letto una storia che Larry Grayson gli aveva raccontato. Quando si andava in giro per le sale del varietà e i teatri negli anni 60, c'era questo spettacolo tutto al maschile e Larry Grayson era l'unica donna perché si vestiva da donna. Diceva che alla fine dello spettacolo, l'ultima scena, tutti i marinai, tutti gli uomini uscivano vestiti da marinai e cantavano Rule Britannia. E mentre si costruiva la piramide, Larry Grayson arrivava vestito da Britannia con l'elmo e lo scudo e veniva trascinato a forza su per il lato di questa piramide fatta di uomini fino in cima per il grande finale. Una sera, disse, le cose sembravano andare piuttosto bene. Poi si accorse che un marinaio nell'angolo in basso a sinistra aveva un po' di tosse. E questa tosse peggiorava sempre di più, fino al punto che il marinaio non poteva più stare nella piramide e ne uscì. Larry Grayson, simbolo di questa elite al vertice della piramide, è finito cadendo in seconda fila e l'elite, il centro del potere, non aveva fatto nulla per provocare questo. Un marinaio alla base della piramide aveva la tosse e tutto è crollato. Ecco, noi, gli impotenti, stiamo tenendo i potenti lassù e loro lo sanno. Hanno il terrore che ce ne rendiamo conto ed è per questo che questa rete di manipolazione lavora così tanto per tenerci in questi stati. Non lo faremo più. Solo perché ci viene detto di farlo. È giusto? È corretto? Ok, lo farò. È ingiusto? Non è giusto? Non lo faccio. Cominciamo a prendere le decisioni su ciò che faremo o non faremo in base ai nostri valori e non per imposizioni di qualche anonima autorità. Questa gente mi darà, mi concederà o non mi concederà la mia libertà? Io sono tutto ciò che è. Non potete concedermi la libertà. Nessuno può concedermi la libertà. Io sono la libertà. È ciò che sono. La grande domanda è: cosa farebbe la coscienza? Cosa farebbe la coscienza in questa situazione? E quando facciamo questa domanda, cambia davvero il modo in cui vediamo il mondo. Non quello che farei io, mente. Oh, sono spaventato. Cosa farebbe la coscienza? Questa è una grande frase. Se non è giusto, non farlo. Se non è vero, non dirlo. Se cominciassimo a fare ciò che è giusto nelle situazioni che affrontiamo, invece di ciò che pensiamo sia giusto per noi in quel momento, il mondo si trasformerebbe da un giorno all'altro. Cosa è giusto? Cosa è giusto in questa situazione? Se iniziassimo a prendere decisioni basate su questo, il mondo si trasformerebbe da un giorno all'altro. Queste sono cose molto semplici. Se vogliamo un mondo di pace, allora dobbiamo essere pacifici,
Non abbiamo bisogno di combattere per questo. Dobbiamo solo essere pacifici e lo otterremo. Se vogliamo un mondo di gentilezza, dobbiamo essere gentili. E poi si svilupperà naturalmente. Non combattiamo per la gentilezza. Come disse Martin Luther King, è un detto meraviglioso. La codardia ha posto la domanda: è sicuro? La convenienza ha posto la domanda: è politico? La vanità ha posto la domanda: è popolare? Ma la coscienza, la consapevolezza pone la domanda: è giusto? E arriva un momento in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né politica, né popolare, ma bisogna prenderla perché è giusta. E quando un numero sufficiente di noi lo fa, ciò che è giusto si manifesterà per definizione. E siamo in questa posizione dove questo cambiamento vibrazionale, il cambiamento energetico sta avendo luogo. Quando possiamo iniziare a diventare pienamente ciò che siamo, dove possiamo essere coscienza nell'adesso, usando la mente per sperimentare questa realtà invece di essere governati da essa. Girando la chiave per far entrare la coscienza. Ci viene offerta questa opportunità ora. Non possiamo più dire che non ci siamo resi conto di chi siamo, che non sapevamo di poterlo fare. Ed è questo che ci viene offerto. La possibilità di fare ora, di girare la chiave principale che si chiama diventare coscienti, che porterà alla fine di tutto questo. Ci viene data. Dobbiamo solo prenderla per dire basta. Basta essere schiavi di queste persone. Basta essere schiavi della nostra ignoranza manipolata. Basta essere schiavi della paura di essere ciò che siamo. È ora di volare. È ora di volare. David Icke.